Batman numero 31 del mondo, nel 1986, quest'anno è stato protagonista nelle musicali, dove ha vinto la finale, 29esima a Parigi l'anno scorso. Non è il ragazzo che porta il Giorgio, ma la so come andare a medaglia. Vedremo anche Andrea Baldini, ci spostiamo un secondo sulla pedana di Paola. Andrea Baldini invece è occupato contro il croato Ioanic, atleta del 1980, numero 39 del mondo, nessun risultato di rilievo del mondo passato. Quindi, come dicevamo sopra, è stato un risultato facile per Andrea Baldini, ma non è mai. Gracias.
What are you doing in minute three? You're shining the front. It doesn't matter. What's the score between them? What's his name? Andre Baldini? Yeah, Baldini. Jamie, look at the big screen. What's your surname? E subito porta un sacco di tempo e rompe il ghiaccio 1-0 per me. Sempre da qua. Sì, è giusto. Bravissimo. Tutti e tre che sono. Sempre dentro quando è cambiare. Una parata risposta è solo lui e finisce sul bersaglio non valido. Il punteggio rimane di 1-0. Sull'altra pedana, sulla pedana verde, intanto ahimè, il giorno dopo è stato raggiunto per cui 4 pari in tempo, comunque 4 pari proprio su una roba, tutto da fare. E adesso Andrea Cassarà mette a segno la stoccata, numero 2, un attimo aveva alzato la mano, vedevo che stesse pensando la stoccata. Riprende il match anche Andrea Baldini, subisce una soccata, però è in vantaggio solidamente 9-2. Intanto Andrea Cassarà è 3-0 sull'avversario. Ritorniamo magari con la telecamera del match di Giorgio Avola, che è un po' più delicato, più comodo. La scena è ferma, si può trovare già da un pochino. Addirittura 11, non riesco a vedere se dice 11, Oh, look at Greenpeace, they've all been told the news. What? They've all been told the news. Greenpeace? You know the back of the Greenpeace? Why? I don't know. Yeah.
aula per vedere le ultime battute del match di Baldini, che si trova battendo 14-2 e subisce la scoccata del 14-3. Fermo invece sul 5-0 il match di Andrea Cassarà. E in sostanza le divido 5 parti. E adesso c'è un attacco di Baldini che va verso il non valido. 9-6-5. E ancora un'azione. L'arbitro esita. Ma la prima bravo di una migliora. Cosa pensi? Sta seguendo Giorgio che è andato in vantaggio ma è ritornato in pareggio. E pari. Per quanto riguarda la scoccata precedente, la Baldini, la presidente Giulia ha confermato la sua decisione di dare il tempo comune. Adesso la sua calata in attacco non tocca, tocca invece Andrea Baldini che arriva in zona medaglia. Adesso bisognerà vedere solo di quale colore è la medaglia. Torniamo sulla pedana verde, dove Giorgio Avola è in solitaria, con un minuto di pausa. Invece nella pedana blu vediamo che c'è una grossa discussione tra arbitro, commissario tecnico, direzione di torneo, distanza, come si vede sì, in effetti c'è la croce rossa sopra l'apparecchio, e quindi adesso dovremo aspettare. Oh, se mi ha aspettato che giorno tra 5-0. No, è già stato. Poi lo vediamo tu, può capitare che qualcuno va in vantaggio di noi due tre staccati per recuperare. Not this house.
you just see a hand go? I made sure it's after. Nella fila di Arianna, quando parole. What did you do, Jamie? What? What did you do? Put your hand in front of it. Guys, imagine they wanted a video call that. We would have some massive hand in the way. And then you'd get like... No, they're using telephones. Oh, look at my brilliant camera roll. Who do you want to win? The whole competition. Then it makes your guy look better. Look at the score in one and look at the score in yours. Ethan, that's where you miss all the good ones. Jamie, how do you like priority? Cosa è il mio, mi sembra che non ci ha fatto il mio lavoro.
balls. That's what I'm doing. I'm. I have to watch. Oh look, he's pulling your back. Have I not done that shot? That's that side. You need to do the beans and the beans starting.